È stata Piazza Sant'Elia ad accogliere con una serata speciale a Ricigliano l'incontro culturale per la presentazione di Una voce nel silenzio, la raccolta di poesie di Vito Caponigri. A sostenere la manifestazione con il loro patrocinio morale, la provincia di Salerno, la Proloco il Platano di Ricigliano, Giro le vite spezzate, la Wiltec Salerno, la Bimet, l'Agriturismo La Sfruscià, la Cogepa, la Malpede Infissi, la Pizzeria Trattoria Radici, la CLT e infine il caseificio Antica Giara. L'incontro, moderato con professionalità e stile dal simpatico presentatore Gianni Novella, conduttore della trasmissione Cuore Granata, un riferimento calcistico per Salerno, ha visto gli interventi di Domenico Nese, ideatore del cicloviaggio Giro le vite spezzate, di Alessandro Antoniello, segretario provinciale Wiltec Salerno, di Andrea Iovino, presidente Bimet, di Gaetano Del Chierico, presidente della ASD Buccino Volcei, e di Giuseppe Piccioli, sindaco di Ricigliano. A declamare e interpretare gli scritti poetici di Vito Caponigri, le voci di Simona Rocco e Vincenzo Pietropinto. A morte, questo è re, e una livella, non re, un magistrato, un grand'uomo, trasendo il suo cancello ha fatto punto che ha perso tutto, a vita e pure un uomo. Tu non l'hai fatto ancora gli secondi. Perciò, stiamo a sentire, non forse, supportami vicino che un po', si pagliacciate, i fanno solo i vivi, noi siamo serie, apparteniamo a morte. Appena conclusa la serata di presentazione del libro Una voce nel silenzio, Vito Caponigri, tiriamo un pochino le somme di questa serata. Dal lato tavolo è tutta una storia. Il pubblico penso si sia non divertito, perché però è stato attento e ha seguito con interesse tutte le poesie che abbiamo letto. Non le abbiamo lette tutte, ma ce n'erano anche altre. Però abbiamo scelto quelle che poi davano, dove si poteva costruire un filo logico di un discorso, e penso che ci siamo riusciti. Penso che tutto sommato la serata sia stata positiva. Eri fortemente emozionata all'inizio, però ho visto che dopo la lettura della livella da parte tua un pochino ti sei sciolto, insomma. Subito all'inizio sì, come fai a non emozionarti quando presenti una cosa che l'hai rincorsa per un po'. Era non un sogno, però era un regalo che volevo farmi per i miei prossimi 60 anni. E ci sono riuscito, e di questo sono contentissimo, anche perché tutti quanti hanno partecipato con interesse, con simpatia e con affetto. Tieni già qualcosa nel cassetto per il prossimo volume? Ho scritto una trama per un romanzo un po' giallino, come la copertina del libro, e vediamo che ne viene fuori. È stata una novità per me, perché mi capita spesso di parlare di calcio, di argomenti sportivi, poco di poesia. Ma con Vito Caponigri non potevi che immergerti in questa realtà e farla anche tua, quindi mi sono sentito anche un po', come dire, coinvolto emotivamente. Poi le poesie hanno un fascino particolare, declamate benissimo da Simona e Vincenzo, mi hanno catturato l'animo sicuramente, perché poi ho avuto modo nel passato di essere vicino al nostro Vito, e mi ha raccontato della sua vita in una sera al ristorante. È nata un po' lì la nostra amicizia, e mi diceva: Gianni, vorrei venire da te in trasmissione, magari parlare delle mie poesie. Dico: ma assolutamente sì, anzi fammi sapere quando vuoi, perché comunque è sempre un piacere avere qualcuno che declami poesie e non parlare sempre soltanto di calcio. È stata una bellissima esperienza, poi tanta gente, e un coinvolgimento emotivo davvero molto forte. Allora, illuminiamoci e sentiamo Vincenzo. Nella stanza buia cammino a tentoni per paura di inciampare. Eppure questa stanza io la conosco bene, come conosco il mondo e le persone. Spalanco la finestra, un fascio di luce mi travolge. Ecco, cosa non conosco.
Enzo Pietro Pinto, professore in pensione, ma un grande uomo di teatro, con un palmarès non indifferente. Declamare le poesie di Vito Caponigri questa sera a Ricigliano. Io ho fatto un tuffo in quello che è mio, mi appartiene. Io, diciamo, sto nel mondo della poesia, sono in giuria in diversi concorsi, per cui venire a contatto con una serata poetica un po' particolare, ha spaziato con delle tematiche molto molto diverse dal solito. Quello che diceva il professore è la poesia sociale, la poesia che va ad abbracciare casistiche particolari che non sono all'ordine del giorno come tutte le altre poesie che hanno come tema magari lo sfondo dell'amore, della vita, eccetera. E l'ho trovata fatta bene, ben gestita, con le dovute accortezze in tutti i particolari, da chi ha organizzato le riprese, da chi ha strutturato tutta la serata. Penso che Vito debba essere effettivamente fiero di quello che ha scritto e di quello che è riuscito a trasmettere. Quella che è la storia della vita, che si racconta attraverso questo nastro registrato, se vogliamo, che riavvolge un po' tutta l'emozione e tutto quello che è l'accaduto della vita di ognuno di noi. Sentiamo Simona Rocco. È la storia della vita che ogni tanto ripassiamo, i momenti belli e brutti in un nastro riavvolgiamo, dall'infanzia spensierata fino agli anni della scuola. Questi anni sembrano tanti, ma è un'età che presto vola. Io sono davvero felice ed onorata di aver partecipato a questa serata. È stato un momento davvero emozionante. Per me che amo la lettura e amo la poesia, la lettura a voce alta e corale, quale quella di questa sera, mi ha davvero regalato forti emozioni. Ringrazio Vito, infatti, per avermi voluta, per avermi scelta. E io ringrazio lui perché leggevo a casa le sue poesie da sola. Ho apprezzato le diverse tematiche che lui ha affrontato, però devo dire che è stato stasera, qui, in questa piazza, insieme a tutta la comunità di Ricigliano, che veramente ho capito il valore della parola e la profondità, la sensibilità di questo mio amico poeta. Questo libro, in realtà, io ho avuto l'onore di seguirlo passo passo, nel senso che l'amicizia con Vito è un'amicizia ormai da anni consolidata, e io addirittura leggevo le poesie in bozza quando le scriveva. Mi arrivava la bozza della poesia, poi veniva cristallizzata e messa su carta. E conoscendo la persona per altri versi in altri momenti, come funzionario del comune, come tecnico comunale, come amico, a volte mi davano certamente una visione diversa di quella che era Vito Caponigri. È riuscito a trattare anche temi concreti, reali, brutti, tra virgolette, con una semplicità e senza banalizzarli e senza trascendere nell'ironia. La serata ha fatto conoscere Vito con una faccia diversa a Ricigliano e anche al territorio, se vogliamo. Il messaggio che è passato è quello di invitare le persone a leggere e, semmai, trasferirla ai nostri amici e agli altri. È partita dalla Cina questa grande epidemia ed, in men che non si dica, è diventata pandemia. Ha colpito tutto il mondo e non è finita ancora. Combattiamo chiusi in casa, ma il nemico non si scova. Ci ha colpito all'improvviso questo virus maledetto. Con le mascherine in viso, tutti quanti ci ha costretto. Terrorizza le nazioni e non esistono vaccini. Ma bisogna avere fede. Prima o poi ce la faremo, anche se non lo si vede, di sicuro lo batteremo.